Tempo abbiamo fatto un'ottima partita contro un'ottima squadra e volevamo finire il giro di andata in una maniera diversa e il secondo tempo siamo un po' calati, ma più nervosismo che altro. Ovvio che questa sosta ci deve servire per ricaricare le pile e, perché avremo un giro di ritorno tosto. Sì, ragazzi, hanno fatto un giro di andata strepitoso. Siamo ancora primi a pari punti, però ormai è passata, oggi è andata male e dobbiamo lavorare per fare un ritorno strepitoso. Ogni partita sarà dura e dobbiamo lavorare, come ho già detto, e avere un atteggiamento diverso dalle ultime partite. Mi sono trovato da subito bene, mi hanno accolto veramente bene all'interno della squadra e certamente mi sarei aspettato un esordio migliore con almeno sì, un pareggio o meglio con una vittoria. Purtroppo non è andata così e certo puntiamo sempre a stare lì in alto, purtroppo oggi non è andata bene e insomma sarà per la prossima. Ecco. Comunque ero abituato a stare a Cadoneghe prima, in una squadra che puntava sempre in alto, quindi gli obiettivi tra virgolette della squadra con cui vado sono sempre gli stessi, puntare in alto, quindi bisogna sempre vincere. Chiaramente appunto con una sconfitta così siamo lì in vetta a pari punti e l'obiettivo è quello di vincere il campionato, quindi quindi bisogna vittoria per vittoria adesso dal ritorno cercare di arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati. Conoscevo già alcuni ragazzi come Rose, che ha giocato con lui ancora tempo fa a Cadoneghe, poi Salviato al Termal anni fa, quindi poi tutti i ragazzi bene o male quando si raggiunge una certa età si conoscono per nome, quindi ne conoscevo già di alcuni, ecco. Allora, faccio intanto i complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto un'ottima partita. Sapevamo che era una partita difficile perché l'avversario è di tutto rispetto. È stata una partita viva, bella, equilibrata. Nel primo tempo risultato deciso dagli episodi, poi nel secondo tempo insomma siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla nel momento cruciale, poi a resistere agli attacchi della Villa Francese. Insomma. Purtroppo la classifica dice che è un campionato equilibratissimo, corto, bisogna guardarsi sempre alle spalle perché il girone di ritorno sarà un campionato diverso per tutti, tante squadre si stanno rinforzando e quindi per noi sono tre punti vitali in ottica salvezza. Non è un discorso di falsa umiltà, è proprio purtroppo un campionato estremamente complicato, per cui sono punti che ci fanno bene e ci danno, diciamo così, un attimo di respiro per quello che riguarda la parte bassa della classifica. Noi siamo partiti con un obiettivo molto chiaro, che è quello di salvarci, di provare a salvarci evitando i play-out, e tuttora rimane il nostro grande obiettivo. Se posso aggiungere una cosa, insomma, faccio i complimenti alla Villa Francese per non solo per il gioco ma anche per l'impianto, perché venire a giocare su un campo bello come questo insomma mette anche nelle condizioni di vedere partite di un certo livello anche tecnico, quindi complimenti per l'impianto, insomma ce ne fossero di impianti così.